Saluto a tutti da Gianluca Maggi. Oggi rispondo a un invito che mi ha fatto un po' di tempo fa Francesco di Monte Cerignone. Francesco mi diceva: tu Maggi parli spesso durante i tuoi seminari di giudizio e critica come due cose differenti. Sarebbe bello dedicarci un video. Accolgo così oggi l'invito di Francesco e parlo appunto di questo tema. È un tema importante perché il giudizio è una cosa, mentre la critica è un'altra. Ed è bene fare chiarezza proprio perché oggi si assiste nei corsi di sviluppo personale, di corsi di spiritualità o in luoghi consimili dove la stabilità e il sobrio senso dell'equilibrio non sono proprio di casa, si assiste al fatto che vengono queste critica e giudizio confusi, vengono confusi come se fossero la stessa cosa. Che cos'è il giudizio? Ecco, prendiamo per esempio il giudizio negativo, che è quello che più di frequente si sente nei discorsi per strada. Il giudizio è una sentenza di condanna che esprimo verso qualcuno perché mi ritengo migliore di lui. Oppure un giudizio che esprimo perché mi sento peggiore di lui. In questo secondo caso mi illudo di alleggerire questa mia tensione esprimendo un discredito verso la tal persona. Il punto però è che quando esprimo un'idea mosso dal giudizio, io non vedo realmente l'altro, ma vedo la mia immagine allo specchio che confondo con l'immagine dell'altro. Cioè esprimo una opinione su parti sgradevoli di me stesso, parti che non accetto e che dunque proietto sull'altro. Quindi il giudizio, in linea generale, è un fenomeno proiettivo. Non sto vedendo l'altro, ma sto vedendo me stesso confuso per l'altro. Pietro che giudica Paolo, giudica più Pietro che Paolo. Ecco, per intenderci. Ed è proprio per questa ragione che si dice che la sospensione del giudizio è merce molto rara, ancora più rara dell'oro. Si dice che la sospensione del giudizio è la forma più elevata di intelligenza per noi esseri umani, per noi bipedi in plumi sublunari. Mi sembra anche una simpatica definizione per noi esseri umani. Come si giunge alla sospensione del giudizio? Ma si raggiunge anche in modo piuttosto semplice. Si raggiunge nel momento in cui mi rendo conto di non essere meglio di te, né peggiore di te, né uguale a te, né diverso da te. Ma sono. Semplicemente sono. Semplicemente sono. E non ho altri pruriti. Però la sospensione del giudizio non significa sospensione della capacità critica. E allora qui bisogna intendersi per non essere fraintesi, perché l'assenza di capacità critica è qualcosa di drammatico, qualcosa di funesto, anzi forse anche più che drammatico, però adesso non mi vengono altre parole per descrivere questa drammaticità. E allora mi spiego. Critica, la parola critica, deriva dal latino cernere, che un tempo si usava anche in italiano. Oggi è una parola, cernere, che è rimasta in parole composte come secernere, discernere e così via. Che cosa significa cernere, cioè critica? Cernere significa setacciare, significa distinguere cose diverse o cose di qualità diversa. E in primis significa cernere, distinguere la farina dalla crusca. E quanto sia estremamente importante la capacità critica lo possiamo capire da questo esempio molto semplice. Mettiamo caso che io e mio figlio siamo due gonzi, due specie di babbei. E i nostri due babbei
vogliono fare per la prima volta una bella pagnotta di pane fatto in casa. Allora i nostri due gonzi, sprovvisti di capacità critica, vanno dal negoziante a comprare della farina. Il negoziante allora ci dà un sacchetto e dentro però ci troviamo della polvere che sembra segatura di legno. E gli diciamo, questo che cazzo, che roba è, no? E il negoziante si dice, ma questo è molto meglio della farina, è crusca, caspita. Beh, sì, però noi in appartamento non è che alleviamo bovini o equini, noi vorremmo fare semplicemente una pagnotta di pane. Ma questa è meglio della farina, vi dico, ma state sereni, state sereni. Beh, sì, però stiamo sereni, però così su due piedi mi viene da pensare che nel migliore dei casi quello che verrà fuori dall'impasto sarà, ben che vada, una sorta di merda. Poi tra l'altro questo stare sereni ci fa venire in mente le rassicurazioni di un tizio che ama ripetere questo slogan in continuazione e che poi fa però delle cose che fanno stare tutt'altro che sereni. Ecco, voi siete nel giudizio, siete nel giudizio. Fate lavorare chi ne sa più di voi, fate lavorare chi ne sa più di voi, chi è del mestiere. Vi ripeto, state sereni. E allora noi, appunto, tutti belli rasserenati, torniamo a casa con la crusca al posto della farina. Ci mettiamo a fare l'impasto con lievito, sale e acqua. E poi, morale della favola, dal forno esce una roba orrenda, indigeribile anche per lo stomaco concamerato di un ruminante. Però noi, come dire, ci ha detto di stare sereni, rimaniamo sereni, perché altrimenti ci sarebbero delle persone che ci dicono che siamo nel giudizio, che esprimiamo giudizi, e questo non è bello, è anche poco spirituale o evolutivo. Anche se però, mentre stiamo sereni, ci ronza un po' nella mente un vecchio adagio, un adagio dell'ispettore Girardi, detto Hermon Nesse, quando l'ispettore Girardi diceva: sai chi è il gaggio? Gaggio è chi magna merda convinto che è formaggio. Ecco, quindi questo antico adagio dell'ispettore Girardi ci fa comprendere che critica, cernere, critica, significa vedere distintamente, osservare distintamente. Significa io ti vedo, io ti vedo. Quindi se col giudizio io creo dualismo, io sono meglio di te, io sono peggio di te e così via, con la capacità critica io posso vederti, io ti vedo. Gli indiani, il sanscrito, chiamano questa capacità umana, la chiamano in sanscrito viveka. Viveka è la facoltà di critica, cioè la facoltà di distinguere, di considerare le cose secondo le loro reali proprietà. Secondo le loro reali proprietà. Ecco, se non si alleva questa facoltà, allora si pascola nella illusione che confondiamo per realtà. Vuole controllare gli altri, fa in modo, in tutti i modi, per eliminare la capacità critica nelle persone che vogliono controllare. E che cosa succede se non viene coltivata la capacità critica? Succede che sarò semplicemente un povero grullo alla mercé degli altri, alla mercé degli altri che mi vogliono far fare quello che loro vogliono che io faccia, quello che vogliono che io pensi, qualcosa che per me è in genere ben poco o tutt'altro che vantaggioso. Ecco, allora stiamo sempre sereni, lasciamo che sia sempre qualcun altro ad occuparci di noi. Non coltiviamo il pensiero critico perché altrimenti, come diceva qualcuno o dice qualcuno, siamo poi nel giudizio. Stiamo sereni.
Beh, direi che può bastare così, se non sembro rischio di sembrare un telepredicatore o una specie di Savonarola in libera uscita. È buono. Allora, un caro saluto a tutti dal vostro affezionato agente di viaggio Gianluca Maggi. Evviva!